Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovissimo video. Oggi, come vedete, siamo in una demo di Resident Evil 4, ovvero un gioco che è di una saga molto lunga. Ad esempio abbiamo Resident Evil 2 che giocheremo in un prossimo video e questa è la demo della Motosega. Si chiama infatti, proprio c'è scritto Resident Evil 4, demo della Motosega. Non lo so di cosa si tratta, però noi cominciamo. Allora, storia principale. Andiamo, nuova partita. 3 hours later. Eccoci qui. Si è accesa una luce sul 30 settembre controller. 1990. Vabbè, noi l'abbiamo saltato. Sopravvissuta all'incidente, un disastro biologico senza precedenti nell'Umbrella Corporation. Dove è stato istinto come agente speciale degli Stati Uniti, gli viene affidato l'incarico di localizzare, vabbè, deve trovare la figlia del presidente. Così. Cerca l'agente di polizia. Secondo me conviene andare da qui. Quanto si sarà allontanato? Sinceramente no, non ci sto. Mi dispiace, non ci sto. Così non si può giocare. Prenderò provvedimenti, assolutamente. Ha fatto una brutta fine il bro. Ora no, Madonna quante frasche, accovacciati e una cornacchia. Sfondala, sfondala. Ragazzi. C'è nessuno? Dillo che sei un poliziotto. Se no ti saltano addosso. Serve una chiave. No, questo filmato ce lo guardiamo. Uomo. Questo qui non lo so. Chiedo scusa per l'intrusione. Allora, non saprei. Questa persona qui. Busco un polizia. Fino a chi? Un po' il volume della TV. Eccolo qui, agente di polizia. Bro, è un maiale, bro, dietro, sento. Sinceramente no, non ci sto. Mi dispiace, non ci sto. Così non si può giocare. Prenderò provvedimenti, assolutamente. Police. Poverello. Ha fatto una brutta fine. Allora, vabbè, abbiamo Si finito. mette male. Ah, la chiave del seminterrato. Non per essere. Io ricordo che nel seminterrato non ci dovevamo andare. Però vabbè. Per il bene della scienza noi lo faremo. Polizia. Polizia, sono armato. Non lo so se mi chiamo Armando, però sono armato. Bad. No, un filmato. Ma li saltano addosso, vedere?
C'è un capicuollo? Oddio! Oddio, regà, ma non pensavo! Ma non pensavo! Non pensavo! Non pensavo! Lo hanno mangiato. Ti dicevo. Qual è la situazione? Che cazzo succede? Fuggi dalla casa del cacciatore. È già che mi esce sto L2000, R2 spara. Cos'è stato? Ci sarà una box fight. Mo' mi iniziano ad inseguire i monster. Madonna! Dice che me lo 89! Non so mirare, non so mirare. No, 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 come faccio qui? R2. Si mette sempre peggio. Bro, abbiamo un colpo della pistola. Vedete come dobbiamo fare? Ce lo dobbiamo far bastare. Mannaggia, miseria. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Cos'è, cos'è? Un crocifisso, ripristiniamolo. Non saprei se il documento ottenuto. Ma non posso fabbricarli, eh. Salve, salve, salve. Cos'è? Sì, il nome è più Mario Fernando Cafano, agente di polizia. Sì. Lascia a terra. Allora, una pistola scarica fa sempre bene. Signor amico mio, mi sa che ti è andata male. Beh, saltiamo perché tanto è uscito. Dirigiti verso il lago. Dove stai? Là? Ah, mi sono buttato dalla finestra, vero? Ce n'è un fiume. Il lago dovrebbe essere qui. Sì, delle munizioni! Da quello che ho capito guardando un po' in giro è stato che quegli uccellacci che noi troviamo in mezzo, cioè davanti mentre noi camminiamo, se sparati portano bene. Beh, guardate. La scarica. Volevo azzardarmi a un tiro, però se
Sì, altri 8 colpi vanno bene. Siamo diventati scaltri. Ma sono immortali, ragazzi? I pesetas! Sì, però quella spalla secondo me te la devi curare. Che non possiamo continuare che tu ti tocchi la spalla ogni due. Pure la gamba va curata. No, mo inizia la box fight. Non voglio fare la box fight.